ridurre lo stress massaggiando l'orecchio. Oggigiorno, lo stress è diventato una delle malattie più diffuse. Lo stile di vita, la confusione, le moltissime cose da fare e altre situazioni causano una forte tensione fisica ed emotiva che può essere dannosa per la nostra salute. Come conseguenza dello stress, si possono manifestare problemi di salute che hanno un grande impatto sulla nostra vita. Per esempio, lo stress causa gravi mal di testa, ansia, tremori, sudorazione, dolori muscolari, problemi digestivi, nausea, bisogno costante di urinare, eccetera. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sofferto o soffriremo di stress. Tuttavia, è necessario evitare che lo stress diventi uno stile di vita o qualcosa che comprometta la nostra vita quotidiana. Quando si è spesso stressati, è importante consultare un medico per evitare delle gravi conseguenze. Esistono molti rimedi contro lo stress e l'ansia. Tuttavia, non sono in molti a conoscere una tecnica per ridurre immediatamente lo stress che consiste nel massaggiare un punto specifico dell'orecchio. Sapete di cosa stiamo parlando? Visto che questa tecnica è poco conosciuta e diffusa, in questo articolo vi insegneremo come metterla in pratica per utilizzarla la prossima volta che sentirete invasi dallo stress. Come combattere lo stress massaggiando l'orecchio. Prima di massaggiare l'orecchio per combattere lo stress, è importante ricordare che il primo passo da compiere è liberarsi delle emozioni negative che ci hanno rovinato la giornata. Evitare di reprimere le emozioni e cercare di gettarle via è un modo per liberarsi della tensione e impedire allo stress di farci sentire frustrati, pieni di rabbia o di cattivo umore. Una volta rimosse tutte le energie negative che vi impediscono di sentirvi meglio, procedete con l'eliminazione delle conseguenze fisiche dello stress grazie a questa tecnica di agopressione che, oltre a farvi rilassare, vi sarà utile per ridurre le infiammazioni e i dolori che sorgono come conseguenza della tensione. Sicuramente molti di voi si sorprenderanno degli effetti positivi che un semplice massaggio all'orecchio ha sulla salute. Questa zona, che di solito ignoriamo, può generare effetti curativi in tutto il corpo a seconda di come viene svolto il massaggio. Tramite i neurotrasmettitori, questo massaggio agisce sui meccanismi curativi dell'organismo, dando origine a molteplici benefici. Se fate fare il massaggio a un'altra persona, proverete inoltre la sensazione dell'entusiasmo sensuale, ciò è dovuto al fatto che in questa zona ci sono molti nervi ed è facile da stimolare ed è proprio questo che ci permette di rilassarci. Il punto dell'orecchio che dobbiamo massaggiare è conosciuto nella cultura cinese come Shenmen o porta del cielo, proprio perché è un punto antistress che aiuta a combattere la tensione, aumenta il flusso di energia e, in generale, migliora il benessere del nostro corpo. Il punto Shenmen, in grado di ridurre lo stress e i dolori, si trova al centro del terzo superiore dell'orecchio. Volete saperne di più? Vi siete mai chiesti se l'alimentazione influisce sul nostro stato d'animo? Eccovi alcuni cibi che aiutano a ridurre lo stress. Quali alimenti riducono lo stress? Di seguito vi elenchiamo alcuni dei consigli dati dagli esperti di questa tecnica per sfruttare al meglio questo punto di agopressione e sentirsi più rilassati e privi di stress. Massaggiate delicatamente questo punto dell'orecchio con l'aiuto di un cotton fioc. Esercitate pressione e massaggiate frequentemente, facendo molta attenzione. Fate dei respiri profondi e ascoltate il vostro corpo. Continuate con gli esercizi di respirazione,
guardate a sinistra mentre inalate e a destra quando espirate. Bastano pochi minuti e noterete una sensazione di sollievo nel corpo e nella mente. L'importante è concentrarsi e fare tutto il possibile per liberarsi delle energie negative. Potete anche massaggiare questo punto dell'orecchio usando le dita. Usate questo rimedio ogni volta che siete stressati o soffrite di dolori causati dalla tensione. Potete usare questa tecnica tutte le sere prima di andare a dormire.